Ragazzi, giovedì sarò in live dalle 8 per tifare tutti insieme Italia. Quindi passate come vecchi tempi degli europei, sperando che porti bene, non mancate. Salve a tutti ragazzi e bentornati a My Show. Siamo tornati con un video sul calcio. Ma tranquilli, non è TikTok. Che bello sentirla dire sta cosa. Ragazzi, visto che nei prossimi giorni, non so quando vedrete questo video, ma ci sarà Italia-Macedonia, partita importantissima. No raga, vabbè, ma manco lo dico. Quindi oggi voglio vedere solo cose belle, cose che spero che siano di buon auspicio per la nostra nazionale. Perché raga, io non so voi quanti mondiali avete visto. A parte che voglio dire, cioè, a parte uno che abbiamo vinto, è una cosa che è incredibile. Cioè, vincere un mondiale è una cosa che, insomma, è raro, no? Io sono stato fortunato nel 2006, c'ero e ero abbastanza grandicello, cioè avevo 16 anni. Insomma, mi sono divertito, i festeggiamenti l'ho vissuta bene quell'andata, l'ho vissuta alla grande quel mondiale. Poi tutti gli altri mondiali, no, schifo raga, cioè è veramente una roba da rabbrividire, ok? Per andarci male e non andarci è meglio andarci. E c'hai ragione, però. Vabbè, ma non mi interessa. Oggi, ragazzi, andiamo a vedere delle cose epiche. Ho preso il caffettino, ogni mi piace è un caffè offerto. E soprattutto, ogni mi piace è un augurio di buona fortuna alla nostra nazionale. Quindi, ragazzi, se non mettete mi piace oggi vuol dire che siamo spacciati, caputo, finiti. Detto questo, ragazzi, iniziamo. Iniziamo, ragazzi, con Robben che dà uno sbombo rombo a Sanchez che entra, tra l'altro pure una botta a Ancelotti. Tutti che gli meno, tutti che ridono, tutti che prendono un giro, evidentemente. Avrà fatto schifo. Ah, guarda Rafinha. Ma lo ricordate, ragazzi, che Rafinha aveva giocato con il Genoa? Così, aveva giocato, ma si era allenato. Uno schifo totale, però se ne andò poi al Bayern Monaco. Quindi tutti che lo prendono in giro. Allora, guardali, il morso del somaro, quello si chiama. Dall'altro, non so se lo sapete, ma questa squadra qua, ragazzi, farà fuori Ancelotti, allenatore del Bayern Monaco, in quell'anno. E lo spogliatoio lo fece fuori. Quindi chissà che cosa sarà successo a quel Bayern con Ancelotti. Qui abbiamo Xabi Alonso che la tira addosso all'arbitro che la para. Andiamo al Bernabeu. No, fuori gioco. Allora, qua, ragazzi, ci sarebbero tante cose da dire. Segna di mano Ronaldo che si è rotto la maglietta. Ah, si è rotto la maglietta cercando di liberarsi da... Ah, sì, dal difensore. Guardate, qui contro il Villarreal c'era Bonera. Ragazzi, Bonera, ve lo ricordate? Vabbè, al sottomarino giallo. Poi qui gli danno un'altra maglietta che è di un'altra persona. Ah, è di Sergio Ramos. Allora, contestualizziamo. In quegli anni si diceva, perché non è mai stato confermato, che ci fosse dell'attrito, ci fosse un po' qualcosa di non detto tra CR7 e Sergio Ramos. Infatti, non a caso, in quell'occasione avete visto che Ramos, pur di segnare, non gliela passa. Perché guardate, vabbè, qua ha lisciato col tacco, però lì la poteva dare a Ronaldo, lasciarla a Ronaldo che avrebbe sicuramente segnato. Vabbè, qui poi c'è il fuorigioco e vabbè, vediamo come sarà andata a finire. Oh, con lo stoccarda. Ah, portiere, no, vabbè. Ma Messi che fa un gol gigantesco, bellissimo sto gol, vamo caraio. E tutti dicono, che fai? Quindi sono i tifosi del Valencia, al Mestalla, credo. O no? Penso di sì, perché sennò... E gli tirano una bottiglietta. Guarda che bello, ragazzi. Tirano una bottiglietta, ha fatto strike. Sembra tipo... Sembra tipo il bullying con i virilli. E lui si riga e dice, ma come è possibile? Io qua non credo che abbia... Ah, no, beh, Neymar l'ha un po' provocati, E poi non ci possiamo lamentare. Solo che però, la cosa che fa un po' ridere... È vero che se ti arriva una bottiglietta in testa non c'è nessuna giustificazione. Capirai poi Suarez subito per terra. Però certo che se li provo... Che succede qui? Casemiro! Qua ci sarebbero bene le musiche, quelle lì di... di cosa? Di Paperissima. Vai. Bello. E Ronaldo? No. Tutto buono? No. Che fa quello? Perché si arrabbia? Perché Ronaldo? No, perché gli devi dare la testata? Vabbè, Ronaldo qua è un pazzito, vero? Vabbè, secondo me ha rosicato lui. Non per fuorigioco, ma perché... Vabbè, qua gliela parata d'istinto, ma lì... Boom. E quello... Mamma mia, ragazzi. Sapete, se seguite, insomma, questo tipo di video, io mi lamento sempre e sempre mi lamenterò di ste cose nel calcio. Cioè, quelli che... Quelli che fanno finta. Questo non ha fatto finta. Però, cioè, guarda, è rimasto lì. No, che figura di me. No, è rimasto lì a terra. Sì. Guarda, quello fa finta di non conoscerlo. Non lo conosco. Che lo meni, sei te l'idiota. Calcio di rigore, lui dice, tiramela lì. Quasi. Oh, te l'ho tirata lì. Ciruzzo, beh, è vero, Ciruzzo. Karma, il karma contro la Lokomotiv. Oh, raga, posso dire una cosa? Allora, questa era l'Europa League. La Lazio c'aveva un girone Lokomotiv, Marsiglia e Galatasaray. Difficile, se la volete. Sapete, da uno che si è visto tutte le partite, purtroppo, cioè, la Lazio non è passata alla fine per un errore, per una partita, no? Lì col Galatasaray che gli ha regalato un gol. Vabbè, raga, ma il Marsiglia, che è una squadra di pippe immonde, vabbè che mo
sta in Conference League. È veramente, raga, sembra il torneo della parrocchia. Però, oh, comunque sta lì. Cioè, una squadra di pellegrini, raga, veramente scarsi. E voi direte, però non ci ha mai vinto. Allora sì. Cioè, questi, oh, no. Vabbè, perché mi è venuto in mente questa cosa? No, perché è successo, sta nello stesso girone. E tu dici, cioè, quella squadra è una squadra scandalosa, non ha mai vinto. Oh, sta, che stai, ai quarti? Ai quarti di Europa League. Ragazzi, non so se era voluto. Heinz ti ha fatto tipo un mezzo cucchiaio. Ah no, quello annullato perché l'ha toccato due volte. Non ci credo, non ci credo. Qua che è stato il VAR, che lui praticamente scivolando l'ha toccata due volte. Quindi grande finta al portiere, ma non si può fare, ragazzi, perché vedi, l'ha toccata due volte. Quindi gol annullato. E in questi casi che è punizione. Madò, guarda quello che si abbraccia al portiere come se il portiere avesse fatto chissà che. Aspetta, ma aspetta, perché li ha... tutti esultano? Che poi forse era un rigore decisivo. Sì, sì, raga, mi sa che era un rigore decisivo perché hanno vinto così. Allora, raga, qua lo dico, succedesse mai una cosa del genere in Italia, morti, eh. Cioè, roba va in Parlamento sta cosa, eh. A noi tanto ci aumentano le tasse, ci aumentano la benzina, ci aumentano tutto. Io ci frega un cazzo. Ma sbaglia il rigore così col VAR, è finita. Mi sento un boomer di ste cose, però purtroppo è così, ragazzi. Purtroppo è così, e più andrete avanti e più ve ne accorgerete. Jordi Alba col destro, non è stato toccato da nessuno. Però sta storia, ragazzi, mi rifà. No, come rigore? Vabbè, starbito, sei un pupazzo, sei un pupazzo. E meno male, vedi che il karma, il karma. Bel filmato tutto pixel. Boom, Muslera, no. Al mitico Muslera, Nando Muslera, ragazzi, che è diventato tipo una leggenda del Galatasaray. Ma secondo me era un portiere piuttosto mediocre, cioè. Bravo coi piedi, che te devo dire. Ander Herrera, che è successo? Si è perso lo scarpino. Qua, Noble, vuole provare il suplex. E lo porta fuori, fai bene, bravo Noble. Noble, tra l'altro, uno dei giocatori più fedeli. Non che la United stia messo meglio, infatti, è un dramma. E qua vi faccio una domanda, fermi un attimo. Secondo voi, la parabola discendente, diciamo così, di Cristiano Ronaldo negli ultimi anni, quanto è dovuto dalla squadra in cui gioca e quanto è dovuto da lui? Mi spiego. È chiaro che la Juventus l'anno scorso è arrivata quarta, senza gioco. Non che la Juventus quest'anno sia meglio, perché è arrivato Vlahovic, è finito, diciamo, il boost. Se giochi a 70 metri dalla porta, probabilmente è difficile fare gol. Quindi, insomma, pure Ronaldo non è che fosse messo in condizioni, ok? E questa è colpa della squadra. Ma quanto influisce il suo atteggiamento, il suo voler, anche il suo non gioco? Cioè, ormai Ronaldo ti trascina comunque, ti fa vincere da solo le partite, però poi è molto avulso dal gioco di squadra. Capiamo, non che Messi se la passi meglio a Parigi, volendo pure peggio considerando la squadra. Non lo so, che ne pensate? Mi è venuta in mente sta cosa, perché vedendo ecco queste immagini a Real Madrid, vabbè, oh, Mourinho, ragazzi, guarda che teatrante, guarda che teatrante, guarda che pagliaccio. E là già era finito, Oliver Kahn, che segna di mano, non c'era bisogno di fare sta cosa, verrà anche espulso. Oliver Kahn è uno dei giocatori più cattivi della storia del calcio tedesco. Che? Perché? Ah, vabbè, queste storie di calcio corrotto. Perché? Ma perché? Si ribatte di nuovo. Vai, si ribatte. Non so il perché. Ancora di nuovo, ah? Ma perché? Terza volta e viene pure ammonito. Ma perché? Jedidi. Quarta volta? Niente. Alzano sempre. Ma è il portiere forse che sbaglia. Lo devo parare per forza. Niente, non va bene. Oh, e Nelson HP, qual è il problema? Oh, sesta volta? Stavolta è gol. Vabbè. Se la so chittata? Può essere sì, Vabbè, però se la so chittata, mica tutte le volte aveva sbagliato, o sì? No, la prima volta aveva segnato. No, non c'ha senso, perché aveva fatto sia gol che errori. Beh, vabbè. Cosa? Ma dove siamo qua? Guarda lì, guarda. Ma questo ha rischiato il collo, porco Giuba. Porco Giuda, ragazzi, questo ha rischiato il collo. E dice, stai tutto bene? Sì, c'è ancora intelletto, poco. Oddio! Ecco qui Neymar Sito che fa un po' il pagliaccio. Eh beh, non è che ci abbia molto da fare lì nel campionato francese. Ah, che schifo! Porca miseria, ma che era un fenicottero. Vabbè, a parte, non so se vi ricordate quando Ronaldo si infortunò nella finale di Euro, non mi ricordo, che quella che vinse per il Portogallo. Cioè, c'era tipo un farfallone in faccia così grosso. Raga, sta punizione! E gol? E gol? Che gli hanno tirato? Grande, al volo. Se l'è presa e se la beve. Kennedy. Mister Kennedy. Mazza, è pelato. Gli hanno tirato pure la carta igienica, se vuole andare a cagare. Oddio, oddio, oddio. Grande gol. Il problema, ragazzi, sono tutti gol in the Bundesliga. Oh, che va a fare? Fa una cosa, menano. Gli ruba il cappello all'allenatore. Dice, die. Guarda, lui dice, mortacci, tu dammi il cappello. Ma ha regalato mia moglie. No, no. L'ha sfonnato così. Senza pietà, Perez. Questo ha giocato un po' troppo a... bella l'intervento. Beh, l'intervento però sull'arbitro è pulito. Pulito, Albero, pulito. Ma senta, ha toccato, Albero. Oh, vai. No. Ah, ma questo, ragazzi, era tipo un ex bimbo prodigio del Lione. Senti che sono andato a ricacciare. Morgan De Santis, ve lo ricordate? Nocerino. Arriva Ibra, aspettate. Ibra, attenzione a Ibra. Guarda, Salvatore Aronica gli dà una pizza. Boom! No, no. De Santis fa... No, guarda De Santis. No, ma come? Che stoffo? Aronica dà una pizza a Nocerino. Oh, ma l'hai visto? No, perché Ibrahimovic... Ah, ma come?
come ammonisci De Santis? Ma il calcio italiano veramente, ragazzi, è ridicolo. Ah, ok, ok, ok. L'hanno cacciato. Ti ha detto Aronica? Dopo te faccio una pizza. Perché Ibra? Ma perché gli hai dovuto dare una pizza? Poi è Salvatore Aronica. Tanto Salvatore Aronica lo incontrai in aeroporto e era uguale a quando giocava. Sono due le cose. O c'ha un'età indefinita, era già vecchio prima, oppure semplicemente, raga, si mette nella naftalina, non lo so che fa. Vediamo un po' questi giorni. Urca miseria! Mi hanno tirato una sveglia! A posto. Allora. Porca miseria, sulla tempia. Abbiamo rischiato di perderlo. Vabbè, questo ragazzi è uno dei non gol più belli della storia del calcio. Nani, guarda, se poteva sparire Nani. Cioè, qua hai rovinato la storia. Hai rovinato la storia per tutto quello che c'era dietro. Beh, l'abbiamo visto un sacco di volte, ragazzi. Ronaldo, si incavola. Poi contro la Spagna, vabbè, tante cose. Dani Welbeck, ragazzi. Vedete perché lo United ci ha avuto problemi ultimamente. E poi Welbeck ai tempi sembrava pure essere uno veramente oddio, tipo Stalage. Buio di Fernando Torres. Anche se poi se ti vai a rileggere le statistiche, non è andato così male a sto pagliaccio. Non è andato poi così tanto male. Certo, non era il Torres Prime. C'è un bel racconto di Gerrard che dopo l'infortunio di Torres cerca di tirarlo su. Gli dice dai, vabbè, è tutta una questione di testa. E spiega bene che è proprio quello è stato il problema grande di Torres, che di testa non è mai tornato. Torres era veramente fortissimo, ragazzi. Io non so se voi l'avete vissuto, io l'ho vissuto nel Prime. Che è successo, Ronaldo? Con le mani, ma perché Ronaldo? Perché è espulso addirittura in un derby con il City quando, vabbè, aspetta, come si chiama quello lì? Come si chiamava questo qui, ragazzi? Benanini, come si chiamava quello lì? Questo era, ragazzi, era un numero 50, Company. Manco col nome dietro. Ma perché? Perché Company col numero senza il nome dietro? C'era Garrido, raga. Ho visto Garrido sul palo. CR7. Certo, il City per diventare il City di oggi è passato in mezzo a sacco di monnezza, ragazzi. Garrido. Rolando Bianchi, ve lo ricordate? Porco Giuda. Pure Caicedo ci ha giocato al Manchester City. No, no, veramente putrido. Vabbè, però, quando tu prendi una squadra senza grande tradizione calcistica, vabbè, lui... City sta lì da una vita. Però non è mai stato grande senza... Anzi, era la squadra del popolo, no? Però, insomma, ha mai vinto niente. Insomma, una squadretta. Bombe de... Così Alexis Sanchez va a terra. Rimane a terra. Vabbè, gli è tirato una bomba in faccia. Ma un po' andava a terra. Come Van Gaal. Che pagliaccio. Oh, andiamo qua, ragazzi. Andiamocene in Messico. Oh, il Guadalajara. Vabbè, ma Portier, ma tu che stai a fare? Cioè, che mestiere fai? Che fa? Con chi te la ripigli? Con chi te la ripigli? Comunque, ragazzi, noi ci vediamo sempre stessi video alla fin fine. Però se te ne vai tipo in sti posti. Ecco, guarda questo. No, l'ha toccata. No, l'hai toccata. Un po' fuori forma l'amico, eh. Poi questo è pure famoso. Chi è? Adam. Non è Charlie Adam. Gli Orlando Pirates. Cioè, raga, stiamo in Sudafrica. Le cose le paghi in Sudafrica, eh. Per quello vi dico, se te ne vai un po' in sti campionati. Oh, in sti campionati un po' puzzolenti. Orco Giuda, questo non ha respirato per 15 minuti. Però è un eroe. Ah, forse usciva lo stesso, eh. Oh, vabbè, secondo me non si è fatto manco tanto male. No! Questo questo, ragazzi, è storia. Allora lui che guarda subito la zolla. Eh no. Ah, il gol sul pallone. A Pepe Reina quasi con i capelli, eh. Ma in questi casi, ragazzi, vabbè, gol. Che era Benta segnato per caso. Comunque stanno certi giocatori. Oh, chi era quello? Aspetta, come si... Elano si chiamava quello lì. Madonna, era pure uno bravo, eh. Madonna, oh. Cos'è, Fred? Mamma mao. Il Paraguay batte il Brasile. Donna, ragazzi, comunque il Brasile che ho visto io i primi tempi, insomma, quando ero ragazzino, pure nel 2006, come dicevamo prima, c'era l'attacco Adriano Ronaldo, Ronaldinho, cacà. Ah, ma proprio lui che oggi, cioè, era da sostituire quel giorno. Che ha fatto? Non si era messo gli occhiali? Cioè, tre papere nella stessa partita vuol dire che sei scarso, vero? Quello che era Van der Vaart. Rafa Van der Vaart, che giocatore. Raga, no, stiamo a vedere troppi errori, deve portare bene. Oden Wingy. Oh, wow. Ma quello può essere fratello, guarda, sono uguali. Sembrano proprio due stronzi figli dello stesso culo. Mazza, da noi ragazzi i raccattapalli li fanno i bambini. Quello sarà uscito mo dal barrio a spacciare la droga. No! 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 Che schifo! Cos'era? Ma che schifo! Vabbè, questo è orgoglio italiano, raga. Comunque è difficile sfondare una panchina con la testa. E l'albero dice... Chiudiamo così con l'orgoglio italiano, sperando che porti bene per la nostra Italia. Ragazzi, fatevi sentire perché la nazione, ma soprattutto la nazionale, ha bisogno di voi. Speriamo bene, speriamo bene. Ovviamente ce la vedremo in live Italia-Macedonia, sperando di andare avanti. Appuntamenti, lo sapete già, canale Viola. Un saluto a tutti, amici Osha. Alla prossima, ciao ragazzi. Ciao!